Carli! Mamma mia! Cioè, oggi? No, no, ragazzi, no. Rieccoci qui riuniti, abbiamo di nuovo fatto tardi e quindi stiamo mangiando un bel curry rice. E non commentate i miei capelli, non posso tagliarli. Ora cosa ridi? Perché? Ora che l'hai detto tutti commenteranno, Kendall, i capelli tagliati. Devi sapere che sto facendo, ho un ruolo per un film e mi hanno chiesto di tenere i capelli lunghi. Ragazzi, questo è uno spoiler. Non è vero, comunque. Mangiate insieme a noi, prendete qualcosina e accomodatevi, perché oggi anziché giocare a Joguesser, giocheremo a Time Guesser. Time Guesser? Che cos'è, Carly, Time Guesser? Caro Kendall, Time Guesser, devi indovinare il luogo e la data in cui è stata scattata la foto. Easy. E io ti so già dire dov'è questa. Vai, sentiamo. Io allora, tanto mangio perché sto morendo di fame. Va bene, mangia, mangia. Vedo qua l'Empire State Building. Quindi siamo a New York e questa è Wall Street. Ma sai che ti direi forse anni 70? 74. Un poco dopo New York 74. Ammazza, almeno New York la sai nella mappa dov'è. L'unica città che sa mettere nella mappa. Però sai che non so bene dove sia Wall Street. Sì, aspetta, allora, qua là c'è l'Empire. Vai dalla parte opposta. E qua c'è l'Empire. Però non so da che parte. West dall'altra, Village. Dall'altra mi sa. Sicuro? Ma sì, ma che te frega. No, perché? Verso Central Park. Ma sì. O ma forse questo è Rockefeller Center. No, no, non è mai quello. L'anno. 1974 io dico. Io dico 73. Facciamo? Vai. 76. Hai ragione. Quando se avessimo messo 74. Vedi che era dall'altra parte di New York, però. Mazza, vediamo. È lontano. Ecco, sotto ci sarà Wall Street. Vabbè, 5,8 km. Quante persone sono più o meno sdraiate? Andiamo avanti. Prossimo un round. Un sacco di persone sdraiate. Ma dai. Sì. Che cos'è? Ho paura. Sai che non lo so. Roda aviaria. Allora, sembrerebbero anni. San Francisco. No, c'è scritto. San Francisco. Può essere. Sì, è un autobus che va a San Francisco. Va però a San Francisco, quindi sarà nei pressi di San Francisco, immagino. No? Wow, che intuito, Carly. Ok, San Francisco ce l'abbiamo, quindi andiamo. Questa è una foto in bianco e nero. Sì, quindi io direi anni 50. 50. Mi dà il vibe di anni 50. La buttiamo proprio al centro della città, dai. Sì, non saprei quei pantaloni che gli stanno un po' a metà chiappa, però sì, direi anni 50. 50 no, preciso? No, forse anche 60. Guarda gli occhiali. Facciamo 57. Sa un po' di Beatles con l'occhiale. 68. Beh, però vedi. Carly, non eravamo a San Francisco, ma neanche per sbaglio. Cioè, te l'ho detto che non era San Francisco. Eravamo in Brasile. Tu mi hai detto che avevo anche un ottimo intuito. Non stavi scherzando, eri serio. Che è successo a sta bambina? Ha paura dei piccioni. Dove siamo però? Cos'è quel monumento? Perché mi sembra di conoscerlo, ma allo stesso tempo non so che cos'è. La lingua. Here. Cup here. Quindi siamo. Però non sembrano gli Stati Uniti. Inghilterra forse? Può essere. Guarda la struttura qua. Sembrava il gabimbo. Papere! Io direi Inghilterra, però non sono certo. Io direi centro di Londra. Solo perché i cartelli sono in inglese. E direi anni 80. Sai che direi forse anche primi anni 90? No, forse troppo. Anche 2000. Mi sembra che ci sia un filtro nella foto. Dici che trae in inganno? Che in realtà forse anni. No, dai, a me sembra anni 90. Guarda qua quanto è la grana della foto. La grana. Grana Town è sempre nel cuore. Dai, vai, la butterei al centro. Dai. No, non ti devi fidare di me perché io faccio schifo su Joguesser. Figurati su Time Guesser, cioè. Non ti devi proprio fidare. Però io dico che secondo me siamo City di Londra. Perfetto. Top. Anni? 90? 95, 94. Ok, quindi vale. Questa bambina ha più o meno la mia età adesso. 2006, che ti avevo detto era un filtro! Guarda! Però ci sei andato vicinissimo. Di 2 chilometri! Cavolo! Ok, però era 2006. Batti 5. Era un filtro, hai visto? Batti 5. Basta. E batti pugni. Prossimo round. Next. Beh, questa è. Ma che è? Sta anni cercando 70. Di ripigliare il gabbiano? Il signore è vestito anni 70. Scusa. Ma che? Ma ti sembra la foto anni 70? Mi spiace se faccio una cucchiaiata così. Magna, la magna. Giusta. Allora, la foto. Allora, analizziamo bene. La signora c'ha. Una. È quella con col rullino.
Gabbiano pure mi sembra un po' anni 90. Però guarda che a me sembra una bella foto, tutto sommato. Sì, perché è fatta con una macchina fotografica. Dove siamo è impossibile dirlo. Questi che sono? Dei fiordi, forse? Nord Europa? Potrebbe essere. Qualcosa che... Cosa c'ha? Patatine. I rings. Buoni questi, li avevano le ruspine. Sono quei biscottoni con dentro la Nutella. Ma sono vecchi? Cioè, sono nuovi o sono di anni e anni fa? Boh, mia madre ogni tanto li prendeva, erano buoni. Beh, comunque ti direi, guarda qua, Casa Rossa, secondo me siamo Nord Europa. Dintorni magari dei fiori. Della Svezia. La Svezia. Della Svezia, stavo masticando. Dai, l'anno almeno cerchiamo di metterlo giusto. Anno secondo me o 2002, 2000. No, forse 2000. Fine. Tra il 90 e il 2010. Esatto. No, potrebbe sicuramente essere... 2010 no. L'hai detto, se ora è 2010, 2004 facciamo, dai. Vai. 1999, il posto era Inghilterra. Ma questa era difficile. Era tosta, dai, come fai a... Tosta, questa eh? Era tosta. Tosta, eh? Next round. Scusa, prima una cucchiaiata di riso perché sennò non riesco ad essere performante. Anni 50. Mazza, signora, aveva paura di morire di fame? Parigi. Vabbè, sì, ok. Questo è anni 30-40, secondo me. Ancora prima. Forse anche 40, però. È esattamente quello che ho appena detto. No, ti ho detto 30-40, io ti ho detto forse 40. Te fidi di me? No, no, non lì. Mettilo almeno al centro di Parigi. È al centro di Parigi? No. Sul fiume. Sì, in mezzo fiume. Al fiume, però. La signora era in mezzo al 38. Fiume. 38, guarda. 45. Vedi che ho fatto bene? Però era Parigi, 45. Io cosa ti ho detto? Era più 40 ed era al centro di Parigi. Vediamo quanti punti abbiamo fatto. 33.000. Oh, possibile che ce la caviamo meglio di Jogester, a parte questo errore qua che striscia in mezzo allo schermo. Play again, vediamo se riusciamo a fare di più, anche perché dobbiamo... Ma è finta? Angela Merkel con Obama? Su alle Dolomiti? Le Alpi? Sono le Dolomiti queste. Questo 2013-14. Ah, io direi... Forse anche 2020, no. Visto che c'è anche la Merkel, direi Germania. Però sembra più tipo Austria o Svizzera. Qua però magari ha senso che vicino... una Merkel e un Obama siano in Svizzera, più che... Perché? Perché in per Svizzera convegno. Sono ricchi. Ma che c'entra? Pensa bene, Obama, quando era presidente? 2000? Se non sbaglio 2014-2015. Quindi io farei 2015 e lo metterei nel confine tra... la Germania e la Svizzera. E la miseria. Buttiamo qua. Poi Costanza. A giudicare dalle nuvole siamo pure vicini al lago. Perché no? È vero. È vero. 1000. Cioè volevo dire 2000. 1000. Avanti. 2015. Carli. Mamma mia. Cioè oggi. No, no. Wow. Ragazzi, no. Ora voglio veramente i complimenti per sta roba. Cioè, guarda, ho azzeccato la location. Ragazzi, like perché siamo mostruosi. No, questo è stato veramente assurdo. High five. Troppo forte. Troppo forte. Next. Vai, io domani adesso tocca a te, vai. New York. E vamo più prima. Io se dovessi fare la pausa pranzo qua sospesa nel cielo, ma io svengo e ti cado a Central Park. Ma scherzi, io muoio. Vabbè, comunque siamo esattamente qua, guardatela. Te la metto proprio precisa. Empire. Ammesso che stessero costruendo l'Empire. E poi direi 32. Fidate di me. E se io mettessi 33? Ah, Carli! Se azzecchiamo l'anno, facciamo 100% in questo. Anche meglio di quello con Obama. Sei è pronto? Una run god, non sei possiamo pronto? Sbagliarla. Vai. Sei carico? Dai una cucchiaiata di riso, entrambi. Non possiamo citarla, però vai, 32. Mio Dio, siamo fortissimi! Un chilometro, non stavano costruendo l'Empire. Ti rendi conto che siamo a 9.959 punti su 10.000? Quei 50 punti lì! Non era l'Empire allora, hai visto? Era il Rockefeller Center. Ah, porca vacca. Comunque, 2 su 2, pazzeschi. Qua for Fatos. Fatos. Non ho idea di che lingua sia. Ascarai Karakoy. Sarà tipo... polacco. Cemal Erkoz. Avvocat. Sembra tipo avvocato in napoletano. Avvocat. Saluto ai napoletani. Deniz Bank. Aspetta, siamo in Turchia, credo.
Nella taverna, ma certo. Siamo in Turchia, credo. Perché se non sbaglio, non lo so perché, mi sento che siamo in Turchia. Perché se non sbaglio, probabilmente mi sbaglio. Direi 53. Ma quello non ha una felpa. Sembrava è un giacchetto. Sembrava una felpa. Però guarda che la foto, per essere stata fatta negli anni 50, è fatta bene. Secondo me anche un po' di più. Sai che esistevano i fotografi anche negli anni 50, vero? Che facevano foto fatte bene. Però è fatta troppo bene. Ma guarda la macchina, questa è una macchina anni 50. Guardale tutte, vabbè, massimo 60, poi dipende dal luogo. Buttiamolo in Turchia. Dove però? A Istanbul? Ed era Turchia! Questa è la Rand God, però 1984. Te l'avevo detto che era fatta troppo bene la foto per essere gli anni 50. Però c'è... Ma che oggi? Ma sono... perché esistono i fotografi? Lamentati che ti ho beccato la Turchia. Sono soldati questi? Eh sì. Quindi questa è pre o anteguerra? Allora è prima. Questa è post guerra mondiale, secondo me. Post prima guerra mondiale, forse. Post prima? Che vuol dire? È post e dopo. Prima guerra mondiale. Sai che esistono due guerre mondiali? Certo. Ecco, io credo che questa foto sia ambientata dopo la prima. Quindi dal 18 mondiale. In poi, facciamo tipo 22. Sembra una stazione. Quel monumento lì. Dai, guarda, dai, Londra, mi sa di Londra. Dai, tu metti la Londra, ma fidati del mio istinto e del mio intuito. Va bene, ma non è mai Londra. Ed era proprio... Non era Londra, era... Dove? Francia. Francia? È Parigi. Parigi. 1915, quindi era durante la... È vero, era c'erano dei soldati. Certo, siamo due pirla. Vabbè, pazienza, pazienza. E questo è Papa Francesco allo stadio di San Siro. Ah, guarda, guarda. Lo no, siamo in Francia, siamo in Francia! Perché dici che siamo in Francia? Perché c'è una bandiera grande quanto una casa! Ma non l'avevo vista, non l'avevo vista, va bene, va bene. Però sembra la bandiera dei tifosi, cioè non so se siamo veramente in Francia. Magari questi sono francesi, perché guarda, qua c'è quella del Messico. Magari sono un gruppo di francesi. Appunto. San Paolo. Questo non è San Paolo. No, perché da dietro sembra anche Papa Wojtyła, no, Paolo no, Giovanni. No, no, è Franci, è Franci. Tuo fratello? Questo cos'è? Ah, sembrava una bandiera tipo dell'Argentina. Argentina. Un mix. Boh, dove potrebbe essere questo posto? Allora, partiamo dall'anno. Sicuramente una foto recentissima questa. Ma perché allo stadio? Perché ha giocato a calcio, vedi che... Basta! Tu ti fidi della Francia, ci fidiamo di... Cioè, oh... È grande, Se sono quattro amici che sono venuti qua a cercare il Papa e si sono portati per loro gusto una bandiera dalla Francia, siamo fregati, è colpa loro se perdiamo, Vai, centro di Parigi. Di nuovo. Tutto Parigi oggi. Top. Non so dove sia lo stadio. Gigi ma... 2018? No! No, no! 2021 è impossibile, tutta sta gente radunata, no? Hai ragione. 2018? Ti pare possibile? O 2017? 18. 18. 18 o 19? Andata. L'ha fatta in mezzo al mare il raduno? Raduno, ma cosa, sono youtuber? Il meet and greet del Papa? L'anno è 23. L'anno ieri. Allora, eravamo in Francia effettivamente, a Marsiglia. Sì. Vabbè, non male, non ci male. Sta, ci sta. 7700 su 10.000. Abbiamo fatto un record, 38.000 punti. Partita god, ragazzi, lasciate like perché siamo stati... Provate a sfidarci, no? Soprattutto, vediamo se quanti punti riuscite a fare voi. Perché, 38.000 su 50.000 è quasi perfezione. Guarda che è stato il Kerry Rice. Non credo, sono stato è io. È stato il Kerry Rice. Ho azzeccato due di fila fatte bene. Spero, con anche il mio aiuto, spero ovviamente che questo video vi sia piaciuto. Ciao!